Ed il PM è una realtà che da più di 40 anni sul mercato romano si occupa di rispondere a tutte le esigenze per le piccole, medie, ma anche grandi imprese di costruzioni e ultimamente, negli ultimi 15 anni, si è rivolta anche al mercato dei privati, quindi affiancando i privati con i loro progettisti, quindi architetti, geometri e quant'altro, siamo in grado di rispondere oramai a tutte quelle che sono le esigenze del mercato a 360 gradi. Abbiamo ad oggi 4 sedi sul territorio romano che si occupano appunto sia della rivendita di materiali edili, ma anche di tutto quello che riguarda le finiture di interni e anche l'outdoor in termini di arredamento. I nostri consulenti sono tutte persone estremamente specializzate e con competenze specifiche rispetto a, appunto, a quella che può essere l'esigenza che i clienti a tutti i livelli possono richiedere. Inoltre il punto di forza è anche che appunto non facciamo soltanto attività puramente commerciale, noi abbiamo anche l'intenzione e ci riusciamo da anni ad avere rapporti con quelle che sono le istituzioni, ad esempio legate al mondo dell'architettura e del design, come anche le università, quindi abbiamo rapporti con facoltà, abbiamo rapporti con istituti come l'Istituto Nazionale d'Architettura, come appunto l'Ordine degli Architetti di Roma e quindi tutti quei soggetti che in qualche modo fanno dell'architettura, del design e della cultura in questi campi i loro ovviamente punti di forza e i loro obiettivi. Ci occupiamo in partnership con i nostri fornitori di fare anche formazione, quindi accogliamo presso i nostri punti vendita non soltanto degli open day tecnici, ma organizziamo anche presso la nostra struttura, ma anche presso sedi terze, dei veri e propri eventi di formazione e informazione su quelle che sono le novità non soltanto del mercato, ma quelle che appunto riguardano, diciamo, anche le novità di prodotto. Questo tutto rivolto ovviamente soprattutto ai professionisti. Per quanto riguarda la commercializzazione del cemento nella nostra realtà, quella che è la richiesta maggiore che soddisfiamo è il pozzolanico, soprattutto il 325, a seguire il 425. È innegabile che il momento, vista la situazione storica contingente, ad esempio il giubileo, che sicuramente sia per le opere pubbliche e quindi conseguentemente anche per la richiesta che ci proviene dalle imprese, in tal senso, ma anche dal privato che vuole in qualche maniera cavalcare il momento e quindi convertire la propria unità abitativa, ad esempio, a attività ricettiva, stiamo ovviamente affrontando una richiesta maggiore in tal senso, quindi comparto edile da una parte per le imprese di costruzioni e soprattutto richieste per ristrutturazioni e finiture da parte del privato. Questo è sicuramente un trend che sappiamo bene essere momentaneo, quindi dal punto di vista strategico stiamo anche lavorando per il futuro, a prescindere da queste situazioni che sappiamo appunto essere volatili in qualche maniera. Quello su cui puntiamo sicuramente è la capacità di dare una consulenza di alto livello sempre e comunque affiancata ad un prodotto che va di conseguenza. Il tutto non dimenticando gli aspetti di sostenibilità che da adesso in poi saranno cruciali per qualsiasi tipo di attività e di impresa che vuole rimanere sul mercato.